cambiamento interno, una crescita in famiglia. Quanto è soddisfatto che Daniele Galloppa sia passato dall'Under 17 alla Primavera? Sì, molto soddisfatto, perché ovviamente il cammino è dall'interno, la crescita anche sugli allenatori arriva dall'interno, e questo fa vedere che dall'interno si può avanzare, si può crescere, può prendere una squadra come la Primavera, che è importante. Ha fatto un ottimo lavoro con l'Under 17, sono parecchi anni che è qui, e quindi siamo molto molto soddisfatti sul suo cammino, sul percorso, e quindi sarà una nuova vita nella crescita della Primavera. Viola Park sarà importante per il suo lavoro e per la crescita dei ragazzi? Sì, certo, perché ovviamente abbiamo creato una famiglia all'interno del Viola Park, anche con gli allenatori. C'è un ritrovo di tutti gli allenatori dall'Under 8 alla Primavera, dove lo spogliatoio è unico, dove tutti loro si ritrovano. C'è anche una sala di attesa dove tutti loro si possono condividere i loro allenamenti, la crescita del settore giovanile. Questo è importante sulla futura crescita dei nostri atleti, ma soprattutto sulla mentalità della Fiorentina di essere uniti, di creare famiglia, e questo inizia dai luoghi che abbiamo costruito e già sono disponibili. Siamo veramente felici, è una scelta che è stata condivisa, ma perché Daniele è con noi da 3 anni e ha dimostrato in questi 3 anni di avere delle qualità sia sul campo, con la crescita di tanti di loro, e tanti ragazzi che ora sono in Primavera sono stati con lui negli anni. Questo è stato anche un motivo di analisi interna, perché la Primavera è un livello molto importante e alto. E quindi la soddisfazione è vedere proprio questo, che è un ragazzo come Daniele che ha smesso presto di giocare, è cresciuto con noi e sul campo si è meritato questo, ma soprattutto anche per quello che guarda molto la nostra proprietà, e i comportamenti, e l'aspetto umano, e la condivisione. E questo per noi, per la nostra proprietà, per il direttore generale, il direttore sportivo, il direttore tecnico, è un aspetto importante unito alle qualità. Quindi siamo veramente felici, e soprattutto anche perché Daniele inizierà il nuovo corso qui a Viola Park, di questa casa che è qualcosa di unico, indescrivibile, e quindi avremo la fortuna di stare tutti insieme. Questo darà ancora di più il senso di appartenenza, ma questa proprietà lo ha già dato, il senso di appartenenza. Dall'Under 17 alla Primavera, quali sono le sue prime sensazioni di questo suo personale percorso di crescita indubbiamente importante? Sicuramente belle, sensazioni bellissime. Poi ho la fortuna di entrare in questo posto che è incredibile, quindi sono emozionato, sono contento, perché la vedo come una crescita, è quello per cui stavo lavorando. Quarti di finale 2 anni fa, semifinale l'anno scorso, fino all'approdo in Primavera. Cosa porterà del suo percorso in Under 17 in questa nuova avventura? Ma mi porterò dentro tanto, anche perché tantissimi ragazzi me li ritroverò in Primavera, quindi mi conoscono già, ci conosciamo, e l'approccio credo che sarà abbastanza simile, però ovviamente cambiano un po' le dinamiche, le pressioni, siamo più vicini alla prima squadra, quindi però mi porterò dentro tanto di quello che abbiamo fatto in questi anni, e credo che sarà una mentalità, un'idea di calcio che sarà simile a quella che c'era stato prima, ma perché la condivido anch'io. Ecco. La Primavera è l'ultimo step prima di entrare nel calcio dei grandi. In cosa sarà d'aiuto ai ragazzi in questa fase delicatissima della loro crescita? Ma io cerco di portargli la mia esperienza, l'esempio, facendogli capire che comunque sia la carriera nei grandi deve ancora iniziare, quindi questo è l'ultimo passaggio per loro, e devono sentire questa cosa che non è ancora iniziata, ma che sono vicini, quindi se la vivono nella maniera giusta avranno tutte le motivazioni per cercare di andare oltre. Sabato ci sarà già la prima contro la prima squadra alle ore 20 qua al Viola Park. Emozionato, è un modo già per conoscere il gruppo?
Sì, sarà bello anche per i ragazzi entrare qui e giocare subito contro la prima squadra in questo contesto meraviglioso. Stiamo studiando gli avversari, no, però sarà bello perché sarà anche una cosa, diciamo, in famiglia. Quindi e quest'anno con questa possibilità qua saremo molto più a contatto e anche questo sarà di grande aiuto. Un ultimo doveroso accenno alla struttura nella quale ci troviamo. In cosa il Viola Park sarà utile al suo lavoro e alla crescita dei ragazzi? Questa struttura qua è fantastica e quindi ci aiuterà tanto sotto tanti aspetti, per la qualità di tutto, dei campi, dei spogliatoi, di tutti gli uffici, di ciò che abbiamo a disposizione. Abbiamo la vicinanza che ci aiuta tantissimo anche nel confronto, però prendo spunto dall'anno scorso, quando io ormai sono 3 anni che sono qui e mi sono allenato ai campini vicino al centro Astori, diciamo che lì non era il massimo, però quando ci sono venuti a vedere anche un preparatore del Bayern Monaco, lui mi disse: questo è il calcio, se hai passione qui dentro giochi. Noi a Monaco abbiamo troppo e questo centro sportivo, che è davvero troppo, bellissimo, deve diventare solo uno stimolo importante, non un fatto di specchiarsi, sentirsi belli, anzi devi sudartelo, guadagnartelo, noi come allenatori e loro come giocatori. La sua importante carriera, proprio come diceva lei adesso, ha fatto il calcio. Dalle giovanili alla Roma fino alle prime squadre, alla Serie A. Se si fosse trovato una stagione in un centro del genere, poi lascio la parola a lei. Sarebbe stato in quegli anni là solo motivo di voler arrivare, perché è troppo, tutto talmente bello che dici: cavolo, ce l'ho lì e devo arrivarci. E io ho la fortuna che comunque l'ho fatta a Trigoria, quindi non era così male il centro sportivo, anzi, però questo è qualcosa di meraviglioso, quindi complimenti alla società. Credo che Firenze meriti una roba del genere, perché è qualcosa che veramente chiude il cerchio di un posto, di una città che ha una storia, che ha un fascino tutto suo.